La nostra preoccupazione è che una struttura vecchia ci faccia correre di più e ci metta ancora più in difficoltà. Nuova cittadella sanitaria. Per la prima volta nella storia del Caffoncello prende posizione il Collegio dei Primari. Hanno firmato una lettera aperta, si sono riuniti in assemblea per affermare che il nuovo ospedale è un progetto di pressante necessità per i cittadini di oggi e per le generazioni future. Un ospedale suddiviso in padiglioni mette a repentaglio l'efficacia del servizio offerto ai pazienti. Ciascuno per il proprio ambito, i responsabili dei vari reparti hanno detto la loro. Io penso che un ospedale del futuro, come si diceva prima anche dal punto di vista assistenziale, deve avere delle stanze in cui non più di una o due persone devono stare assieme per poter gestire al meglio questi problemi delle infezioni. Proviamo a sapere esattamente i tempi nei quali questo si realizzerà, perché altrimenti noi non possiamo fare, come dire, puntare su un nuovo ospedale se questo si realizzerà forse fra 10-15 anni. I primari non scendono nella polemica politica, non hanno interlocutori specifici, loro è un grido d'allarme che deve raggiungere tutti. Ognuno si prende la propria responsabilità. Noi qui siamo, qui lavoriamo, qui abbiamo i padiglioni sparpagliati per l'ospedale e non è compito nostro lottare per fare un ospedale più efficiente. Quindi non è che non si voglia entrare nella politica per così, è che noi facciamo il nostro mestiere. Che il progresso tecnologico, che è alla base del progresso medico, è tumultuoso, è molto rapido, va certamente molto più veloce dei tempi della burocrazia. E questo ospedale, se vuole mantenere il livello di cura che ha sempre avuto negli ultimi 50 anni, deve adeguarsi rapidamente anche dal punto di vista edilizio. La parola chiave è centralità. Questo significa quindi accorpare le sale operatorie. Attualmente le abbiamo distribuite, come vi abbiamo detto, abbiamo distribuite le rianimazioni, quindi con difficoltà del personale, dei pazienti, per cui l'organizzazione rivede un accorpamento di queste strutture e quindi dei flussi organizzativi più semplici, più attuabili, che utilizzano anche minor personale.